Il viaggio prima forse era un po' scontato, almeno per una persona come me, adesso è diventato di nuovo qualcosa di molto prezioso. Dopo un Covid, con una guerra qua di fianco e con quello che sta succedendo, sembra una cosa miracolosa. E poi, ecco, andare in questi luoghi che esistono ancora, dove non solo gli animali, vivono così, ma anche gli uomini vivono così. Nel documentario si intravedono. Ecco, anche pensare che nel 2022 ci sono luoghi della Terra dove delle comunità di esseri umani vivono in montagna senza un'automobile, senza un computer, senza una strada, senza un mezzo a motore, coltivando riso, orzo, allevando yak e basta. Meraviglioso per noi, sarà probabilmente terribile per loro, che infatti non vedono l'ora di vivere come noi, purtroppo. Però andare a vederli, andare a incontrarli, ecco, non mi sento uno che va in uno zoo a vedere gli animali in gabbia. Spero di incontrarli, di solito in qualche modo ci si riesce, è commovente.